La grande attesa è finita. Tra poche ore sarà eletta la regina della bellezza italiana. Diletta Leotta, video, e Francesco Facchinetti hanno dato il via alla 79esima edizione di Miss Italia. Dopo il lancio con gaff di Lilli Gruber conducono Francesca Leotta e Francesco Facchinetti. Il presentato ha lanciato un breve filmato di introduzione relativo al percorso delle 33 ragazze che sono giunte all'ultimo atto negli studi in front di Milano. In seguito Facchinetti ha introdotto Diletta Leotta che è entrata in studio sfoggiando uno spacco vertiginoso. Questa è la serata delle donne, ha riferito la catanese. Quest'ultima ha raccontato del suo precedente a Miss Italia. Fui eliminata in semifinale ma almeno oggi sono riuscita ad arrivare in finale. Tra i giurati Pupo, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Maria Grazia Cucinotta, Filippo Magnini, Alessandro Borghese e Andrea Scanzi. Dopo l'apertura del televoto si è proceduto alla presentazione delle prime tre Miss in gara con i giurati che avranno l'opportunità di fare una domanda a testa. Io e Diletta direttamente dal palco di Miss Italia. Voi ci siete? Cancelletto Miss Italia pic.twitter.com/cd5b9, Francesco Facchinetti chiocciola fra Facchinetti 17 settembre 2018. Pupo e Magnini. Tra i giurati Nicole ha raccontato dei problemi avuti a casa del colore della pelle, mentre Mara Borracchi ha riferito che sogna di diventare una showgirl. La calabrese Noemi Rizzo invece è un'attivissima influencer. Alle 2135 ettari fatto il suo ingresso sul palco Chiara Bordi, video. La Miss disabile che nei giorni scorsi era finita nel mirino degli haters. Miss Miluna Lazio si è presentata con un decorazione particolare della protesi ed ha fatto emozionare Diletta Leotta. Dopo il primo step resteranno in lizza per la prestigiosa corona 15 Miss. Oltre alla valutazione dei giurati sarà fondamentale il televoto. Dopo l'esibizione di Elodie, Michele Bravi e Guai Pequeño il presentatore ha comunicato le prime 18 escluse. Chiara Bordi, la più cliccata del web, viene chiamata per ultimo e conquista un posto tra le prime 15. La prossima scrematura porterà all'eliminazione di altre 5 concorrenti. Nel frattempo è entrata in scena la Miss Italia 2017 Rachele Harland. Nel corso dell'evento sarà incoronata anche la Miss Social. Diletta Leotta ha confermato che le ragazze sfileranno in bikini. Abbiamo deciso di effettuare una scelta diversa rispetto a Miss America. Bisogna guardare in modo diverso le donne ed indossare un vestito scollata non significa che una se le va a cercare. Cambio d'abito per Diletta Leotta che si ripresenta dopo la pausa con un vestito rosso fuoco. Chiara Bordi tra le prime 10. Il concorso entra nel vivo con le ragazze che sono alle prese con la prova fake news. I giurati sono chiamati ad aiutare le ragazze in gara. Chiara Bordi passa anche la terza fase ed entra tra le prime 10 Miss. Primi mugugni in studio per l'esclusione di Marta Valentini numero 16, Miss Simpatia Interflora. I giudici non hanno nascosto un certo stupore. Ora le ragazze sfileranno in abito da sposa. Speriamo che Stella diventi una Miss a metà serata. Arriva il momento del ricordo di Fabrizio Frizzi con tutto il pubblico in piedi a tributare un caloroso applauso al conduttore di 17 edizioni di Miss Italia. È stato un conduttore etico, corretto, serio. Addirittura si è innamorata di una nostra Miss sul palco. Fabrizio resterà per nella storia di Miss Italia. Un saluto affettuoso a Carlotta e speriamo che Stellina un giorno diventi una Miss, ha dichiarato Patrizia Mirigliani. La fascia dedicata a Frizzi è stata consegnata a Mara Boccacci. Ringrazio le ragazze che hanno pensato a me per questa fascia. Mi rispecchio molto in lui e per me questa è una fascia importantissima. Si procede ora ad eliminazione diretta con la decisione finale che, in questa circostanza, spetta ai giudici. La pugliese Antonietta Fragliasso si aggiudica il primo confronto con Gloria Tonini che viene eliminata. Passa alla fase successiva anche la marchigiana Carlotta Maggiorana. Pupo protesta per il criterio di scelta. Cosa c'entra la matematica? Io voto la bellezza. Passa anche la napoletana Fiorenza D'Antoni. Chiara Bordi supera il confronto con Lucrezia Perelli ed è tra le prime 5.